Siamo qui all'ingresso di Palazzo Venezia e ci stiamo riunendo per iniziare questo percorso che ci porterà nei luoghi di Caravaggio. Allora, l'itinerario parte da qui, quindi si presuppone che le visite siano fatte proprio per visitatori che escono dalla mostra che si tiene qui a Santivalla Sapienza all'Archivio di Stato e che si chiama Caravaggio, una vita dal vero. Proprio si muoveva da queste parti, adesso noi andremo subito, ci sposteremo verso il palazzo che apparteneva al Cardinal del Monte, chiaramente apparteneva prima alla famiglia Medici ed oggi invece è l'attuale sede del Senato, quindi il Palazzo Madama. Era la sede, la residenza del Cardinal Francesco Maria del Monte, che era legato pontificio qui a Roma per il Granduca di Toscana, e il percorso prevede anche l'affaccio su Piazza Navona. Noi adesso andiamo avanti, ma semplicemente Piazza Navona non è che si vedano dei luoghi particolari, è solamente che Caravaggio lì viene arrestato per il famoso processo Baglione, quindi per il libello infamante, e quindi nel 1603. E anche qui, proprio a Piazza Navona, invece aggredisce il notaio Mariano Pasqualoni. Lui non l'ha visto bene l'aggressore, ma sa per certo che è Caravaggio, perché fa tre balzi e scappa e si rifugia a casa del Cardinal del Monte. Allora, qui ci troviamo all'incrocio con Via della Dogana Vecchia e quindi Piazza San Luigi dei Francesi. È molto importante perché qui facciamo vedere proprio il fatto che questo è ancora Palazzo del Cardinal del Monte, dove lui abitava con Mario Minniti, e qui davanti, che poi è ancora anche un'attuale sede sempre del Senato, Palazzo Giustiniani. I Giustiniani forse sono i più grandi committenti del Caravaggio, perché solamente Vincenzo Giustiniani aveva nella piccola galleria 15 quadri del Caravaggio. Perché qui, proprio più o meno dove doveva essere attualmente la libreria e lì il portone verde, ci doveva essere la bottega di Costantino, del mastro rivenditore Costantino Spada, amico di Caravaggio, che viene nominato nel documento del ferraiolo, perché lui era a mangiare insieme a Costantino Spada e a Prospero Orsi all'Osteria della Lupa.